Signori e signori, siamo arrivati al momento clou di questa serata, di questa intervista molto molto particolare, d'eccezione, perché sono qua in presenza di una delle attrici più famose in questo momento a livello internazionale, italianissima, amatissima però anche all'estero, con lei che in questo breve tempo ha guadagnato un successo planetario, diciamo che nella storia verrà sicuramente ricordata come una delle migliori attrici in assoluto e non solo, anche come una grandissima donna di spettacolo, di talk show, quindi molto molto poliedrica. Di chi sto parlando? Stai zitta. Chi sei? Che sono Malena, chi sono? Ma chi sei, la portatrice? Sana di felicità. Ragazzi, per lei insomma la presentazione è stata abbastanza ripetitiva, non ci sarebbe stato bisogno. Diciamo che sarà ospite da noi solo stasera, quindi per solo gli eletti. E cosa farai stasera, Malena? Stasera si ritorna con gli show. Quindi ho visto che mi hanno messo anche abbastanza tarda serata. Ti potrei dedicare a tutti i tuoi fan. Sì, ovviamente sì, come sempre, diciamo, la cosa che mi ha sempre caratterizzata è la disponibilità verso i fan. Beh, io posso dirti una cosa, scusami se ti interrompo, sei molto amata dal pubblico italiano, probabilmente per la tua genuinità e anche disponibilità, carineria, perché tu sei stata, diciamo, la pornostar della porta accanto, sì, che però ci ha sorpreso con un grandissimo successo. Beh, sì, diciamo. Okay. Io ti ho invidiato tantissimo quando hai girato con Manuel Ferrara. In quel momento io sono felice perché ho lavorato con lui già ben due volte. Mi spiace perché il Covid poi ha interrotto tutto, perché avrei continuato a lavorare con lui, però purtroppo con il Covid non è più stato possibile spostarmi all'estero. Però tante donne mi hanno invidiata perché Manuel è... Ti hanno invidiato anche gli uomini comunque. Beh, gli uomini, ma devo dire che le donne, ho ricevuto migliaia di messaggi da ragazze, donne di tutte le età, però per me comunque è stato un grandissimo onore, perché comunque indipendentemente dalla bellezza, della sensualità, Manuel, sono comunque più di 10 anni che vince comunque l'Oscar come miglior performer al mondo, e quindi insomma un motivo ci sarà. Quindi poi per un'italiana all'estero tu sei stata comunque portatrice della nostra bandiera fuori con grandissimo orgoglio e dignità. Io ti ringrazio perché per me in primis noi ci siamo conosciuti, sei un'amica, se lo posso dire, con te mi piscio sempre da ridere, questa poi la tagliamo tra virgolette, che dire, sono contentissima, quest'anno purtroppo ti ho strappato il titolo di madrina, però sono contenta che ci sei e che soprattutto mi farai compagnia stasera con la tua bellezza, certo, sensualità, certo, erotismo, e con porterai tanta felicità. Malena c'è, ragazzi, c'è. Venite. Venite che vi fa non venire. Ciao. Ciao. È stato bellissimo.